Si fa sempre più difficile la condizione all'interno del carcere di Castrogno. Nel giro di pochi giorni sono stati due i casi di aggressione ai danni della polizia penitenziaria dell'Istituto Teramano. E proprio a seguito di questi nuovi episodi, i sindacati hanno inviato una lettera al pello al ministro per chiedere un intervento urgente in modo da limitare questi eventi, che rispetto al 2021 sono raddoppiati, questo a dimostrazione della grande difficoltà che gli operatori sono costretti a vivere quotidianamente. Il quadro è allarmante dal momento che nell'ultimo anno si è passati da circa 820 critici del 2021 a circa 1600 del 2022. Questo è dovuto dal fatto che il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria ha trasferito a Teramo numerosi detenuti riottosi alle regole intramurarie, con problemi psichiatrici di difficile gestione. La polizia penitenziaria non è attrezzata per far fronte a questi tipi di eventi, dal momento che questi soggetti avrebbero bisogno di cure specialistiche al di fuori del carcere o comunque dei reparti attrezzati. Da tempo chiediamo all'amministrazione centrale di fornire alla polizia penitenziaria, oltre ad un'adeguata formazione, anche il taser a difesa non solo degli stessi poliziotti che intervengono nelle varie operazioni, ma anche a tutela di quei detenuti che comunque si comportano bene e che anche loro sono vittime di aggressione e soprusi da parte di questi soggetti. A raccogliere la denuncia dei sindacati di polizia penitenziaria il deputato e coordinatore regionale di azione Giulio Sottanelli, che ha presentato un'interrogazione sul problema al ministro della giustizia Carlo Nordio. Ho deciso subito di fare l'interrogazione al nuovo ministro della giustizia perché i recenti fatti accaduti nel carcere di Castrogno sono gravi perché mettono in pericolo la sicurezza e l'incolumità degli agenti di polizia, è invivibile perché è sovraffollato, quindi sono delle condizioni veramente difficili con pochissimi agenti, pochissimi strumenti e troppi detenuti. Anche per questo andrò personalmente a fare una visita nei prossimi giorni per capire concretamente quali sono le condizioni, in attesa che il Ministro intervenga per rimpinguare la pianta organica e dare sicurezza e dignità al carcere di Castrogno.